Xiaomi 12 Lite. Sì. Eccoci qua. Sì. Un po' di zoom stavolta invece. Lo stavolta vogliamo. Serve proprio. Andiamo col primo. E ce l'abbiamo qua in due colorazioni. In due colorazioni, esatto. Pink e green. Esatto. E anche in due tagli di memoria, perché questo è da 8 giga, questo è da 6 giga di RAM. Confezione ovviamente con la coverina in silicone, trasparente, non opaca. I manuali di istruzione, SIM, pin per l'estrazione della SIM, insomma le solite cose che ormai siete abituati a conoscere. Fighissimo. Sì, il pink, quello è il pink, vero? Vedo bene? Sì, sì. Quello è il pink. Pink è un colore veramente sensazionale. Allora, sfrutto molto, questa molto bello. Pellicola solo per fare un recap di quello che è 12 Lite, quindi KSP principali. Design, ovviamente, lo vediamo tra pochissimo, molto figo, col bordo piatto, in alluminio, dietro in vetro, è proprio bello. Camera da 108 megapixel con frontale da 32 megapixel, con una particolarità, è forse il primo Xiaomi con doppio flash LED sul fronte, quindi selfie la sera molto meglio, perché in genere la camera frontale è quella che soffre di più, il flash aiuta tantissimo. Carica che passa da 33 per la precedente generazione a 67 watt. E display AMOLED a 120 Hz con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. L'ho distrutta la carta. Anche male. Perché diciamo che c'è un buon motivo per cui hai distrutto quella carta. È che adesso speccata. È fatta davvero in carta, proprio per risparmiare, diciamo, il dispendio di plastica. Sì. Quindi non è più plastica, ma è carta, ed è una delle scelte che sono state fatte per ridurre, insomma, l'impatto ambientale. In confezione 67 watt e cavo Type-C di ricarica. Non li tiro fuori perché poi si sa. Esatto. Non rientrano più. E questo lo rimettiamo qua. Lo vediamo esteticamente perché è veramente molto figo. Ma sai che ti dico, questi qua se apriamo il volissimo l'altro così li vediamo insieme. Direi proprio di vederli. Direi insieme, sì. Sì. Magari questo si accende pure, vediamo. Allora, tra l'altro, via. Questo pink, ma in realtà poi varrà anche per il green. Entrambi i colori hanno la particolarità che si è già vista anche in altri smartphone Xiaomi, ma qui forse è ancora più accentuato, del fatto di essere proprio cangianti in base a come la luce li colpisce, a come li si angola. Addirittura il pink ogni tanto diventa quasi azzurro in certi momenti. Sì. Quindi sembra più quasi un colore da anche tramonto. Lui tende viola e azzurro. Esatto. Allora via anche lo sticker. Tra l'altro ci chiede Kevin che telefono stiamo facendo vedere, il Xiaomi 12 Lite. Disponibile da oggi sul sito ufficiale su Amazon, mentre invece era già stato disponibile da prima offline. Si sta accendendo, ovviamente dalla schermata si vede che si tratta di un AMOLED. Accendiamo pure questo, come vedete bordo piatto. Vai. Riusciamo a beccarci un po' più di zoom che ci aiuta per sto unboxing qua. Voilà. Quindi, bordo piatto. Dietro modulo camera con la 108, la grandangolare e la macro. E come potete vedere i colori in realtà cambiano totalmente. Ecco, il pink tende al giallo e il green tende al blu-violetto. Mi sa che si vede pure in live. Direi che proprio che la, come dire, la ricchezza dei colori si vede perfettamente, sì, anche in camera. Sul fondo speaker Type-C, ovviamente vi ricordo 67 watt, carrellino della SIM e sopra l'infrarossi per comandare, come utilizzare lo smartphone come telecomando, più l'altro speaker perché è doppio speaker stereo. E che altro? Ha già la pellicola preapplicata, già senza bolle, quindi. Esatto, come peso siamo intorno ai 170 grammi, quindi è molto, sì, ben bilanciato. 176 se non ricordo, sì. Comunque leggerissimo. Ne configuriamo uno al volo. Vai, vai, assolutamente sì. Italiano almeno. Poi vabbè, l'hai detto già prima, schermo AMOLED che sicuramente spicca molto bene e rientra un po' in quelli che sono proprio le caratteristiche fondanti della Xiaomi 12 Series, insomma. Questa configurazione la faccio per un motivo, perché così faccio rivedere quella roba che tutti sbagliano, ovvero il dare l'ok per il carosello sfondi e le pubblicità e poi dirci ma io non due lo cose, volevo. Due cose da togliere assolutamente. Esatto, qua siamo in fase di configurazione, guarda, ne siamo solo uno per la configurazione. Ecco, arrivati a questa parte qua dovete dare delle spunte su quello che volete e quello che non volete, ovvero localizzazione, vabbè io la tengo attiva, mandare dati di utilizzo e diagnostica e data, insomma scegliete voi. Aggiornamenti automatici la lascio sempre attivata. Personalized ads, e dovrebbe essere tipo annunci pubblicitari, una roba del genere, e va disattivata perché appunto sono gli annunci pubblicitari nelle cartelle, nelle app, che tutti non vogliono, ma appunto potete scegliere di non averle, e turn off, quindi rifiuta.
E il carosello sfondi, che è l'altra cosa che tutti odiate, o non tutti in realtà, perché mia madre impazzisce per il carosello Davvero? sfondi, sì. Credo che sia la prima persona che L'unica. sento nella E storia. un mio amico che invece l'ha attivato perché ci sono sfondi a volte talmente tanto divertenti, assurdi, tipo ricette a caso, che lo mette Ricetta a perché la caso. mattina si diverte a vedere gli A sfondi. vedere gli sfondi, Però incredibile. no, Quindi a grazie. qualcuno, vedi, alla fine si trova Sì, cioè, qualcuno. l'importante è poter scegliere. Esatto, è Tipo, ad vero. esempio, a me Questo fanno è giusto. schifo Questo è e li ho giusto. tolti. Sì, no, anch'io non lo sopporto nella maniera più assoluta, però è vero, l'importante è Vabbè. poter scegliere ed è saper come scegliere Sì. anche. E ovviamente MIUI 13. Allora, abbiamo delle domande. Monster ci chiede se controlliamo se ha il DC dimming nelle impostazioni del display. Non credo però. Posso controllare? Vediamo. Controlliamo adesso appena entriamo nella. Ci chiedono lo sconto della band. Allora, c'è stato un problemino. Le band sono già finite. Esatto, purtroppo E è ci rifacciamo la settimana prossima. molto semplice quello che è successo. Per un problema tecnico, le vendite della Smart Band 6 sono partite prima della live, Ma quindi. Checco ci chiede, i codici per la stampante sono già finiti, non servono dei codici, devi andare semplicemente su mi.com e seguire la live da lì, trovi il banner Nella nel sito sezione store, ufficiale, sì. nella sezione store, esatto, e seguendo la live da lì hai il tab acquista ora per comprare tutto quello che trovi in offerta in questa live. Esattamente. Allora, dicevamo, voleva controllare. Se ha il DC dimming, Allora, ce lo scusa, chiedeva stavo andando su. Monster dalla chat di mi.com. Rispondo subito al volo al fatto che parte già da Android 12 con MIUI 13. Andiamo su display. Suppongo di non la refresh rate subito a 120 Hz, ragazzi, questa è la prima cosa da fare quando prendete uno smartphone con i Beh, 120 attivarli immediatamente, esatto. Poi ricordiamoci sempre che c'è l'Adaptive Sync, quindi vuol dire che il vostro Esatto. smartphone non va sempre a 120, ma il 120 si attiva quando serve, ecco, mettiamola così, in base agli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Quindi questo permette anche di avere dei consumi di batteria sensati e non assurdi. Allora, la risposta al DC dimming è no, perché non la vedo nelle impostazioni display Ok. e avete ovviamente dark mode, eccetera. E poi leggevo utente medio in configurazione iniziale, skip, 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 che brutto, il telefono è pieno di pubblicità. Quello è quello che succede spesso, ma Esatto, la live serve che anche a questo, far vedere che esattamente. non per forza. Diciamo che è una cosa comprensibile perché sempre si tende a skippare le configurazioni di qualunque cosa, però ecco, nel caso di uno smartphone un po' più di attenzione ci vuole quando si va a selezionare le impostazioni del primo avvio, perché insomma alcune sono importanti. Foto alla, ma comunque la camera da 108 Non su, male, eh? Non male. Non male decisamente anche sul per niente. ravvicinato.